Salve ragazzi, qui è Topone. Allora, sono qui su The Curse of Emily, la maledizione di Emily. The Curse of Evil Emily, la maledizione della malvagia Emily. Comunque, vediamo qua. Siamo il volume al massimo. Allora, è un gioco appena uscito, proprio fresco di fabbrica, ed è stato creato appunto dagli sviluppatori di Eric Sun, di cui già ho fatto un gameplay e sinceramente quel gioco non mi è piaciuto perché non è molto intuibile. Adesso ci sta questo. Avevo anche fatto la saga di Smiling X che ha avuto tanto successo, ma sinceramente a me non attira molto come gioco, una saga che non ce lo vedo horror. Comunque, vabbè, giochiamo. Allora, io e Claire stiamo andando a casa su in montagna per fare un po' di vacanza, poi torneremo presto, Emily. Di volta esplorare, dovete essere esplorate, vi serve risolta senza alcun nemico all'interno. Normale. Il nemico è all'interno e può correre un po' più velocemente, può sentire qualsiasi gesto lasciato cadere e quando si apre una porta. Allora, Evil Lost, Mountain Evil. Ah, questo lo devo comprare, perfetto. Bene, va bene, va bene, lascia stare, lascia stare. Alta qualità. Comunque, rimuovi gli annunci, era già selezionato. Evidenzia gli oggetti, aspetta, evidenzia gli oggetti, grazie. Vabbè ragazzi, direi giochiamo subito. Come vedete ragazzi sono le 10:20, quindi sto. Ok, allora, già l'audio mi fa. Già l'audio di questi passi è molto da migliorare. Lo dico da studioso di sound design, da migliorare. Ma contiamo che stiamo su un gioco proprio agli inizi, proprio appena rilasciato, quindi. Quindi posso soltanto lamentarmi dei bug, ma non posso parlarne male. Perché siamo proprio a. Ma che sono? Un alieno comunque dalla sagoma? Comunque andiamo un po' in giro. Ok, c'è un audio sonoro abbastanza. Qua serve la chiave, perfetto. No, ok, allora, i passi qua sono fatti bene. Lì vedo lusciare qualcosa, probabilmente la chiave. Prendiamo la chiave. Zampa di coniglietto. Ah, è la zampa di coniglio. Bella la luna tinta di rosso. E qua zampa di coniglio che ci devo fare. L'altro oggetto luccica là. Sento qualcosa, ragazzi. Ah, ok, devo spaccare il vetro. Niente porte, solo vetro. Bastone. Oh, dov'è finito il bastone? Ok, il bastone è volato, ragazzi. Arrivederci. Zampa di coniglietto. Fa un casino assurdo. Succede? Che mi si è voltato? Mo sicuramente esce fuori il nostro amico, scommettiamo? Io ragazzi sento brutti suoni. Raga.
delle cesoie. O queste? Questo magari... Mazza che bordello che ha fatto! Porca... Cesoie, piglia le cesoie. Pigliale, pigliale, pigliale. Oddio! Mamma mia! Ma che era? Ma dove stava? Va bene, un mostro che si... Adesso... No ragazzi, questa è una novità. Un gioco in cui il mostro si arrampica. Fuoco! Sì zio, però... Non hai un buon braccio per lanciare le cose. Allo? Salut? Posso nascondermi? Si possono nascondermi qua? Ora io immagino che debba uscire fuori. Sensibilità dello sguardo. Mettiamo un po' più alto. Qui prendi. Io c'ho paura di uscire, raga, eh. Probabilmente la simpatica sta qua. No. Oh! L'ho vista! È là! Emily, vuoi giocare? Facciamo meglio di no. Via, nascondiamoci nel frigorifero vecchio. No, ragazzi, questa cammina pure sul tetto. La sento, raga. Mi sto inquietando. Posso dire che mi sto inquietando? Ehi, topone! Ma certo, perché lei c'ha buchi per passare, eh? Ti piace vince facile? Ah! Via! Scappa, scappa, nasconditi! Porca miseria, raga! Mamma mia! Ok, è cessata la musica, posso uscire. Va bene, vabbè, ma questa veramente ce l'ha con me, nasconditi! Ah! Ma quanto sei brutta! A parte che è un sedere orrendo, posso dirtelo? E io che devo fare in tutto questo? Ciao Emily! Ha fatto casino! Ma io che devo fare in tutto questo? Sì, ma con questa che continua a passare da questa parte, io cosa faccio? Proviamo ad uscire? Posso tipo tirarti le pietre in testa? Magari questa me la piglio. Prendi la pietra. Voi vedete se riesco a tirargliela in testa. Ragazzi, contate che io sto facendo questo gameplay senza averne visto nessuno, quindi penso sia normale che non possa farcelo. Okay, io mi tengo la pietra e provo a tirargliela addosso. Voglio vedere se funziona tipo ice cream. Emily, vieni qua. Fatti tira questa. No, non funziona. Via, scappa, 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 via, 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 bravo bimbo. Tanto non puoi uscire dalla finestra, vero? No, ok, se esco dalla finestra questa non mi segue. Ehi, topone! No, ragazzi, abbiamo trovato un gioco in cui se esci di casa non ti segue. Ma tutto questo, lo scopo del gioco qual è? Vai, seguimi, seguimi, seguimi! E via, io me ne scappo via! La la la! Tu non mi hai visto? No, ragazzi, è fantastico. Oh, mamma mia! È una rana! Ragazzi, io non so cosa... minimamente cosa devo fare. Io ce l'avevo per piede di porco, ma non me lo fai usare. Ma immagino che lo possa trovare qui ancora. Allora, tanto io sono al sicuro, vero? Lei non si può muovere qua, giusto? Ah, ma quello sfondato, ok.
Ma dai! Una porca della miseria! Però non è molto veloce come mostro. Certo, però con la musica si rovina un po' l'effetto. L'effetto che dovrebbe rendere. Ehi, topone? No, 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 no. No, 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 va via, va via. Va via, cacchiarola. Scappa, scappa, scappa. Dov'è? Oh! Ma è passato attraverso il coso! Ragazzi! È passato attraverso. Vabbè, raga, io concludo qua, certo. Non so come mandarla avanti. Non so proprio che si debba fare. Vabbè, raga, il gameplay finisce qui. Spaccate il like. E alla prossima. Mazza, oh. Mi raccomando, suggeritemi giochi ed iscrivetevi, che siamo quasi 100. Alla prossima.